Va bene. Buongiorno Rosario. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Mattina siamo sempre con un'intervista Slowine, siamo con l'azienda Cuffaro di Agrigento, all'interno proprio di un territorio bellissimo di Nero d'Avola. Ti volevo chiedere appunto Rosario, in questi anni che ci siamo visti passare del tempo molto bello anche con tuo papà, che ho un ricordo bellissimo. Di tuo papà. Io vorrei che tu questa mattina, insieme qui con Salvo, ci raccontassi un po' la tua storia, la storia dell'azienda soprattutto, e cos'è cambiato negli ultimi anni e nell'ultimo periodo proprio per quanto riguarda la tua azienda, se ci sono nuovi nominativi che ti collaborano, come tua figlia, ecco. Raccontaci un po'. Allora, sì, l'azienda, diciamo, è andata verso il discorso che abbiamo fatto all'inizio quando ci siamo conosciuti. L'azienda, diciamo, è stata fondata da mio papà, però già, se ti ricordi, avevamo parlato che guardiamo verso il futuro, di fare una futura società in cui andavamo a parte io e mia figlia. E questa società finalmente, a febbraio, prima del Covid, siamo riusciti a instaurare questa società. Infatti adesso si chiama Tenute Cuffaro di Filippo Cuffaro, società semplice agricola, in cui mia figlia svolge il ruolo di legale rappresentante, quindi un ruolo importante in azienda. E io ho pensato di dare alla mia figlia, che non solo ha 20 anni, ma è una ragazza che si impegna in azienda non direttamente, ma ci collabora nelle fiere, nelle riunioni, su questo è molto attiva. Per Una bella il figura resto giovane allora, giovanile. si deve puntare ai giovani, coinvolgere i giovani. Infatti ci sono altri due figli che sono piccoli, però già ci collaborano nelle degustazioni e anche qualcosa in mezzo ai vigneti, perché l'esperienza, conoscere la propria azienda, conoscere il lavoro è molto importante che se vai in azienda. Questo, diciamo, fa parte di un auspicio di un buon futuro. Le persone che non conoscono il lavoro che si fa in azienda possono essere capi, padroni, ma non avranno mai esperienza. Avete altre figure che vi aiutano un po' nel lavoro? Come siete Sì. distribuiti all'interno dell'azienda? Come poi ci aiuta un ragazzo che è sempre con noi, un ragazzo di fiducia, e poi basta, siamo noi. E a parte che poi c'è l'enologo, che è sempre quello che abbiamo avuto da sempre, che collaboriamo e concordiamo il da farsi con i vini, e anche sulle nuove etichette, su tutto. Ci confrontiamo sempre, guai a non confrontarsi con l'enologo. Certo. Riusciresti un po' a raccontarci quali sono i ruoli in azienda, chi si occupa del marketing, chi si occupa del commerciale? Allora, del marketing, diciamo, del commerciale, siamo quello che ci occupiamo, siamo io e mie figlie, mia figlia. Mio papà si occupa in azienda, diciamo, fa di agronomo. Mio papà fa di agronomo, io e mio papà funziamo anche di agronomo, perché noi qua non abbiamo bisogno di agronomi. Pensa, mio papà è nei vigneti da 60, quindi ha un'esperienza da vendere, conosce le viti una per una, e già prima che una vite si ammala conosce il periodo in cui fare i trattamenti. A parte il fatto che siamo un biologico non certificato, ma in conversione, il prossimo anno dovrebbero darci il certificato, quindi usiamo solo zolfo, neanche rame, Ormai insomma solo alla fine del periodo di conversione. zolfo. Sì, solo zolfo, anche perché questo, grazie al luogo dove ci troviamo, che è abbastanza ventilato e a volte, purtroppo, però a volte è meglio che piove poco delle scarse piogge dei periodi primaverili. E questi, come sappiamo, primavera e estate sono portatori di peronospora. Qua in quel periodo è abbastanza secco, non piove, abbastanza ventilato e nebbie scarse, quindi escursione termica ce n'è pochissima. Quindi ci aiuta a fare un'agricoltura biologica anche l'ecosistema in cui siamo noi. Lì, da quella parte dove siete voi, questa zona, sapete, molto interessante cosa, Nero d'Avola, Cataratto, Allora, qualità. qua quello che è interessante è, intanto, il territorio di Faumo è un territorio vocatissimo alla viticoltura, perché abbiamo un terreno su base gessosa e l'acqua che irrighiamo, abbiamo dei pozzi artesiani,
l'acqua proviene proprio da in mezzo a questa base gessosa, quindi abbiamo un terreno molto calcare. E il vitigno che fa da padrone è il Nero d'Avola, però anche l'Inzolia e il Catarratto non sono da meno. Ricordiamo che l'Inzolia fa parte pienamente del territorio agrigentino. Il Catarratto, come sappiamo, è Agrigento e Trapani, ma l'Inzolia è fortemente legata al territorio di Agrigento. E poi questi tre vitigni, noi facciamo sei vini attualmente. Il settimo già è in bottiglia, però deve affinare e uscirà, poi lo degusteremo il prossimo anno con Slow Wine, perché sarà sul mercato da gennaio 2021. E che cos'è a questo punto? Una piccola anteprima? Un piccolo anticipo. Allora, dato diciamo le ottime qualità che ci offre la nostra Inzolia, abbiamo pensato di fare delle bottiglie con affinamento nei tonneau, botte rovere da 500 litri. Infatti con l'annata 2018 abbiamo fatto circa 2000 bottiglie di Inzolia con affinamento in legno. È stata imbottigliata la settimana scorsa, 10 giorni fa, ora occorre almeno un 6 mesi di affinamento in bottiglia. Una bella novità, dico, per un'azienda. Sì. Ogni vino che nasce è sempre con un piglio. È sempre una scommessa, però siamo molto fiduciosi. Poi il prossimo anno avremo anche il consenso vostro quando lo proverete. Sì. Voi comunque il primo anno che avete imbottigliato, perché poi mi sembra che ogni anno c'è sempre qualcosa di nuovo che avete realizzato anche nelle uscite. Sì, perché circa quando è stato, 2 anni fa. Da quale anno, Rosario? Come, Nino? Non lo sento bene. Da quale anno partiamo come primo imbottigliamento? Come primo imbottigliamento 2017 con annata 2016. Quindi siete molto giovani. Ovviamente partiamo nel 2017. Sì. Poi 18... con l'imbottigliamento 2018, là siamo partiti il 17 con i 4 tipologie. Fine, poi inizio 2018 è uscito fuori il Filippo II, che è il barricato del 2016, anche se era molto giovane ancora da provare, perché come sappiamo un barricato Nero d'Avola, diciamo, ora sta raggiungendo la maturazione giusta, nel 2020. Infatti il Parivino, il Filippo II di Nero d'Avola 2017, uscirà non prima del 2022, perché bisogna dare, attualmente è messo nei barricchi da 225 litri e poi quando si imbottiglierà, che speriamo a fine anno, gennaio o inizio di gennaio, poi sarà altri 6-7 mesi di affinamento in bottiglia. Parliamo di Nero d'Avola 2017, quello affinato in barricchi. Poi fine verso nel 2018, con l'annata 17, abbiamo fatto il Frizzantino Annette, che è un catarratto lavorato in autoclave, e quindi è un piccolo metodo Charmat, con i regolamenti che ci impongono che, essendo sempre catturato come vino, non può raggiungere massimo 3 atmosfere di pressione interna, perché l'ufficio di pressione e frodi è stato molto chiaro. Poi nel 2019 è stato fatto un nuovo vino, il Liliene rosato di Nero d'Avola, con l'annata 2018, abbiamo bottigliato il 2019, dandoci ottimi risultati. Con questo vino abbiamo vinto anche la Rosa d'Oro in un concorso per i rosati. Quindi al primo anno già abbiamo fatto un ottimo risultato. Un bel cammino. E quest'anno è uscito il vino di cui parlavamo prima, però ancora essendo un vino affinato in legno occorre un po' più di tempo anche di affinamento in bottiglia, quindi se ne parlerà fine anno, inizio 2021, provarlo. Rosario, cosa cercate nei vostri vini? Cioè, volete dare freschezza, longevità, in qualche modo stai raccontando di vini che hanno, come dire, una vita un po' più breve, giustamente, ma anche dei vini con moltissima lungimiranza. Sì, allora, a me piacciono i vini longevi, longevità. Infatti i vini imbottigliati d'annata, sì, qua c'è, specie Sud Italia, c'è la richiesta dei vini subito imbottigliati freschi. Però ricordiamo che il vino non è uno yogurt, il vino non ha scadenza. Non bisogna guardare molto spesso l'etichetta, l'annata, bisogna guardare quello che c'è in bottiglia.
ci sono dei vini che si devono consumare entro l'anno, ma ci sono dei vini che anche dei bianchi che 2-3 anni diventano favolosi. Quindi io vi ricordo che a ottobre 2019 in un concorso a Bucarest, una giuria internazionale, c'era anche un sommelier importante, non so se lo conoscete voi, come Renato Rovetta, alla Mienzolia 2016 hanno attribuito 96 punti su 100, ho vinto la gran medaglia d'oro. Parliamo di Mienzolia 2016, affinata in acciaio, tra l'altro, non conosce legno. Va bene, Rosario, noi ti ringraziamo. Nino, grazie a voi. Sei stato molto gentile, speriamo di rivederci presto e il prossimo anno di essere lì in azienda. Essere presenti, speriamo che tutto finisca quanto prima, almeno siamo più liberi. Sì, e poi in azienda l'intervista è stata ottima, ma in azienda è tutto un altro discorso. Certamente, lo facciamo volentieri, ti veniamo a trovare. Grazie. Con molto piacere. Ciao, molto piacere. A presto. Ciao, grazie a voi, ciao.